Il mio intervento arriva alla fine di una serie di precedenti interventi che hanno permesso di puntualizzare numerosi aspetti e sollevare, secondo me, numerose questioni importanti, per cui sono contento di poterlo fare alla fine, è un vantaggio che ho. E in questa presentazione illustrerò l'esperienza maturata nell'ambito del monitoraggio sismico delle attività di stoccaggio del gas in un deposito naturale sito a Collalto, in Veneto, vicino a Conegliano. La presentazione sarà divisa in due parti. In una prima parte descriverò la rete e i criteri con cui è stata progettata e costruita, e nella seconda parte mostrerò i risultati del primo anno di monitoraggio che sono stati ottenuti pochi giorni fa, quindi sono recentissimi ed è la prima volta che li mostro. La rete sismica di Collalto è stata realizzata per controllare la sismicità e la microsismicità nell'area di Montello Feletto, dove si trova la concessione per lo stoccaggio del gas denominata Collalto Stoccaggio. Questo controllo di sismicità e microsismicità è una prescrizione ministeriale e vorrei sottolineare che la rete è stata realizzata, questa è la prima rete realizzata in Italia che è soggetta a prescrizioni ministeriali per il monitoraggio della sismicità nello stoccaggio del gas, nelle attività di stoccaggio del gas. Lo stoccaggio sfrutta un giacimento di gas naturale esaurito e convertito a deposito ed è posto a circa 1500 metri di profondità. Molti di voi sapranno, è un sistema di strati di roccia porosa permeabile con lo spessore di alcuni metri, sigillati all'interno di rocce rigide, più o meno rigide, anzi non mi detto che sono rigide, impermeabili. Il gas è immesso nel serbatoio durante la stagione calda ed è estratto durante la stagione fredda, proprio per fare fronte alle esigenze energetiche nazionali. Le prescrizioni ministeriali e questa rete in particolare, e da adesso in poi sarà sempre più frequente, sono state imposte perché i serbatoi vengono utilizzati a pressioni di confinamento, prossime a quelle di confinamento, mentre una volta la pressione di esercizio del serbatoio era di una importante frazione più bassa, circa il 70% della pressione di confinamento. Quindi questo sposta ovviamente l'attenzione verso la necessità di vedere se si produce della sismicità in rotta. La rete di Collalto, vedete l'area col rettangolino giallo, la concessione si trova in una zona con pericolosità sismica medio-alta, è già inserita in classe 2 nel 1980 e studi recenti attribuiscono a questa zona un potenziale sismogenico elevato con faglie capaci di generare terremoti di molto superiori a magnitudo 6. Quindi abbiamo in prossimità dell'impianto, sappiamo, questi sono dati, che vi sono strutture sismogeniche, faglie molto pericolose. Gli obiettivi dunque sono della rete sia di monitorare la sismicità naturale sia di rilevare la microsismicità indotta, eventualmente ovviamente indotta, dell'attività di stoccaggio. E per tutta una serie di discorsi che sono già stati fatti da questa mattina, il nostro obiettivo nel progettare la rete era quello di arrivare a una magnitudo locale di completezza compresa tra 0 e 1. Questa non faceva parte delle prescrizioni ministeriali, ma è stata un obiettivo che ci siamo posti noi nella loro interpretazione. Per ottenere questi risultati abbiamo richiesto che la rete avesse elevata sensibilità, ma anche elevata dinamica, perché dovete sapere, probabilmente lo sapete, che in queste situazioni vi sono grossi contenziosi con la popolazione locale che giustamente richiede spiegazioni, pone problemi, e quindi noi dobbiamo essere in grado di rilevare terremoti anche di carattere naturale e non possiamo
permettere che la rete vada in saturazione, di non poter dire nulla se succede qualcosa di importante. Abbiamo richiesto un elevato potere risolutivo, quindi riduzione del rumore sismico di origine superficiale, siamo in zone antropiche, densamente antropizzate anzi, e abbiamo richiesto, abbiamo imposto una copertura spaziale sopra e intorno al serbatoio adeguata a rilevare la microsismicità. Ovviamente si va in acquisizione continua dei dati in teletrasmissione in tempo reale e dobbiamo garantire una certa robustezza della rete anche nel caso di basso momentaneo di qualche stazione, quindi avere una certa ridondanza. Dai requisiti passiamo ai criteri progettuali, quindi acquisitori digitali a 24 bit. Io non voglio inondarvi di dettagli tecnicistici, però è importante sapere se il dato che produciamo è di qualità ed è affidabile o meno. Questo è il messaggio fondamentale. E abbiamo utilizzato sismometri broadband, io li chiamo a banda estesa, 10 secondi, vedete, mentre c'è effettivamente un vero broadband, che sono sismometri moderni, compatti, che costano poco di più di quelli a corto periodo. Campionamento 200 Hz, 5 sensori accelerometrici, tutti i sismometri sono stati posti in pozzo, da 13 metri, in genere abbiamo assunto una media di 40 metri di riferimento per tutte le profondità dei sensori, e in pozzo profondo, perché è posto in pianura, 150 metri. Abbiamo imposto una copertura di circa spaziale di circa 3-5 km sopra il serbatoio e di 10 km nell'intorno, con anche copertura zenitale, e la rete poi viene integrata con le reti regionali. E delle altre cose vi ho già detto, insomma, acquisizione continua. Questa è la mappa dell'area, vedete in arancione rosso i tre livelli del serbatoio che si trovano a circa 1500 metri di profondità. I tondini, i simboli rotondi mostrano la rete di collalto, appunto sono 10 stazioni. Vedete una concentrazione di 7 stazioni che circondano il serbatoio dall'alto e 3 stazioni, queste due sulla pedemontana proprio e una in pianura, che servono a garantire copertura azimutale un po' più a distanza, ad avere una visione migliore laterale. Il sito centrale è dotato di sismometro very broadband con accelerometro ed è collocato a una stazione GPS che ci è anche stata richiesta. E questa, tutti gli altri invece vedete in giallo i siti dotati anche di accelerometro e in azzurro quelli dotati di solo sismometro. Vedete il triangolo qua sotto che fa parte della rete di monitoraggio dell'Italia nordorientale, la stazione del Montello. E in questa figura vedete come la rete del collalto si integra nel sistema di monitoraggio dell'Italia nordorientale che l'OGS gestisce. È importante perché per riconoscere terremoti che stanno nell'intorno e quindi distinguerli dalla sismicità indotta, sfruttiamo al massimo tutte le stazioni circostanti e ci servono anche per riconoscere terremoti più lontani che possono confondere i segnali. Queste due aree di lato rispettivamente 20 km, quella più piccola, e 50 km, quella più larga, rappresentano le due aree di riferimento che abbiamo assunto per riconoscere la microsismicità, l'area più piccola intorno al serbatoio, e la sismicità naturale, quella più grande, appunto, che comprende tutta questa zona. Vedete anche altre tre stazioni del sistema di monitoraggio regionale dell'OGS. Vi mostro alcune figure, questa è la figura della stazione broadband dove vedete questo grande contenitore che ha altezza di circa 5 metri, viene completamente immerso in un bucone, immerso in una platea di cemento che fa la base per il sensore, e vicino vedete il monumento della stazione GPS che è stato costruito. Questa è stata una nostra scelta, nel senso che la prescrizione diceva di realizzare un monumento GPS e mettere una stazione, ma secondo noi
avere un very broadband abbinato a un GPS permette di correlare nel futuro segnali in bassa frequenza, ed è una cosa estremamente importante anche perché sapete che c'è una deformazione come un respiro di quest'area a causa dell'attività di stoccaggio. Questa è un'immagine degli strumenti, passo velocemente, solo vi mostro lo strumento da pozzo, che questo qua è alto circa un metro. Sono strumenti compatti di nuova generazione, il cui periodo può essere esteso appunto a 10, anche 20 secondi. E gli strumenti di controllo che abbiamo realizzato partono da dei monitor con i segnali in tempo reale, dove visivamente controlliamo quotidianamente i segnali e ci familiarizziamo con i segnali, nel senso che è importante avere un feeling con quello che viene registrato. E dopodiché abbiamo ovviamente strumenti di analisi di forme d'onda di localizzazioni, abbiamo sviluppato degli indici librometrici per verificare la percepibilità delle eventuali microterremoti indotti, e poi tutta l'attività si estrinseca in relazioni semestrali. Questo è perché le prescrizioni sono queste, non è stato richiesto un'attività in tempo reale né con cadenze più frequenti. La parte di distribuzione e pubblicazione dei dati è importantissima, anche se marginale rispetto a quanto richiesto dal Ministero. Abbiamo sviluppato un sito web dove un sito web e distribuiamo i dati liberamente, e le registrazioni in forma d'onda continua, intendo dire in questo senso, distribuiamo i dati liberamente attraverso il sito dell'OGS, che fa da archivio della sismologia strumentale, di dati della sismologia strumentale. In questo sito OASIS trovate anche tutte le informazioni sulle stazioni e sui siti. La parte di web è molto importante perché le persone, la popolazione vuole avere informazioni su quanto si sta facendo, trasparenza. E in termini di trasparenza, se avete voglia, andate dentro il sito e cercate le registrazioni della presentazione della rete che è stata fatta a Susegana in novembre, perché è registrato, oltre alle presentazioni fatte, tutto il dibattito che ne è seguito, che è molto interessante perché solleva molte questioni su come viene percepita un'attività industriale sul territorio e di una serie di dubbi che vengono posti anche ad altre, devo dire. E abbiamo corredato la rete, le stazioni, diciamo, con schede di stazione dove sono illustrate tutte le caratteristiche. E l'unica cosa sullo schema di punizione e di elaborazione che voglio sottolineare è che lavoriamo con una elaborazione offline, quindi non in tempo reale, che è semi-automatica, cioè molto simile a quella che è stata descritta poco fa, un riconoscimento automatico degli eventi, dopodiché le localizzazioni vengono fatte attualmente a mano, perché lavoriamo anche con il numero minimo di stazioni possibile. Queste sono l'immagine della sismicità nell'anno, registrata in un anno di attività della rete durante il 2012. Vedete, i terremoti sono dei tombini rotondi, il colore rappresenta la profondità che è descritta qua e la larghezza, il diametro del tombino rappresenta la magnitudo. Sono stati registrati nell'area B, cioè quella più larga, 115 eventi con magnitudo comprese tra -0,68, -0,7 diciamo, e 2,3. Mentre nell'area più interessante per il monitoraggio gli eventi sono solo 31 con magnitudo massima di 1. Vedete la disposizione delle stazioni, sono i triangoli rossi, e vedete anche che rispetto al serbatoio la distanza della maggior parte degli eventi è notevole, di qualche chilometro, e soprattutto le profondità variano dal minimo 5 km in quest'area qua alla decina di chilometri, quindi si trovano tutti sotto il serbatoio, abbondantemente sotto il serbatoio. In questa immagine vedete la
correlazione non fatta su base statistica, su base visiva ancora, perché siamo all'inizio dei dati della costruzione del dataset, i dati sono troppo pochi ancora, e dicevo su base visiva, tra le attività svolte sull'impianto, qua avete le curve di pressione e di portata di esercizio dell'impianto, quindi pressione del gas a bocca a pozzo e portata, e la sismicità registrata. Questi gap sono dovuti al fatto che nei mesi di aprile l'impianto viene messo a riposo per fare una serie di operazioni da parte di uno stoccaggio, e vedete che le pressioni stanno lentamente aumentando verso la pressione di esercizio finale, che sarà di circa 150 bar, che appunto Edison Stoccaggio attuerà con una gradualità. Qua in alto vedete gli eventi registrati nell'area di, ripeto, 20x20 km, sono praticamente tutti sotto magnitudo 1, compresi tra meno 1 e 1. E non vi sono particolari clusterizzazioni, se non questa qua in fondo, che però avviene comunque ad una certa distanza dall'impianto, adesso non ve la illustro. Non si vedono visivamente, proprio non ci sono né spazialmente né visivamente correlazioni con le attività, e lo si vede ancora di più da questa figura dove mostro il numero cumulativo di eventi calcolato su una finestra di 15 giorni, perché sono pochi gli eventi, e si vede che abbiamo veramente pochissimi eventi in un paio di settimane, siamo 2-4 eventi, eccetto quest'ultima parte dove sono sulla decina di eventi in 15 giorni, ma vi ripeto, è a una certa distanza dal serbatoio. Tutte le localizzazioni sono state fatte con metodi standard di base, quindi AIPO 71 per chi conosce, e modello regionale, questo in modo da potersi conformare con la sismicità a questo primo livello, con la sismicità registrata su base regionale da tutta la rete. E man mano che acquisiremo più dati procederemo con strumenti più sofisticati. Parlando di magnitudo di completezza, queste due figure mostrano la magnitudo, la Gutenberg-Richter, per chi è sismologo sa che rappresenta la distribuzione, diciamo, della magnitudo rispetto al numero di terremoti. Dicevo, la Gutenberg-Richter è la magnitudo di completezza raggiunta nelle due aree. Nell'area grande, dove appunto l'obiettivo è di monitorare la sismicità naturale, abbiamo una completezza di 0,8. Nell'area piccola abbiamo completezza pari a praticamente zero. E io sono particolarmente soddisfatto di questo risultato, anche perché è stato ottenuto nonostante il malfunzionamento di alcune stazioni, cioè di alcuni sensori che sono andati in riparazione, quindi messi alcuni in superficie, che non ha garantito delle performance ottimali. Comunque l'obiettivo che ci eravamo preposti è stato totalmente raggiunto. Perché è importante un livello di completezza basso? Per quello che è stato detto prima, perché se noi abbiamo completezza intorno a magnitudo 0, siamo sicuri di riconoscere tutti gli eventi fino a magnitudo 1, e quindi da magnitudo 1 in poi possiamo incominciare a fare le nostre deduzioni e distinzioni tra sismicità indotta e sismicità naturale, e a tentare di prevenire situazioni di clusterizzazione più importante. Questo è il motivo di queste performance. Vi faccio vedere due eventi a titolo di esempio. Questo è un evento di magnitudo 0,5, le forme d'onda registrate abbastanza vicino, vedete qua questo pallino arancione, vicino al serbatoio della rete. Vedete che è stato registrato da 15 stazioni. E un magnitudo 0,06, che è molto più sporco come segnale, ovviamente, in realtà con filtraggi poi lo ripuliamo e riusciamo comunque a dedurre quello che ci serve per localizzare e stimare la magnitudo, che è stato riconosciuto da 8 stazioni. Ovviamente questo riconoscimento viene fatto in automatico, ammettiamo l'esistenza di molti falsi che poi scartiamo a mano. Giusto per vedere che cosa è in grado poi di rilevare la rete, questo è l'evento dell'Emilia, e vedete
straordinaria, direi, coerenza dei segnali registrati dalla rete, quindi la rete si comporta come un array ad una certa distanza dagli eventi, e questa è una cosa molto importante, e vedete anche la sensibilità degli strumenti, questo è il very broadband, che è in grado di riconoscere, di vedere eventi veramente piccolissimi di tutta la sequenza delle miglia, e vedete qua anche un telesisma che è entrato dentro. Adesso vado alle conclusioni, sono tre diapositive di seguito. Con la prima faccio il punto sul sistema di analisi e controllo. Dicevo, controllo visivo attraverso i monitor, attuiamo un riconoscimento in tempo reale, anche se non è previsto e sul quale non siamo impegnati, ma lo stiamo facendo. Il controllo della microsismicità viene con un sistema automatico offline più una revisione molto importante manuale su base circa settimanale, ma ripeto, la nostra scadenza è semestrale attualmente, e appunto la scadenza semestrale è realizziamo una rendicontazione per Edison Stoccaggio e ARPAG, che è l'ente di controllo. Dicevo che il sistema di monitoraggio soddisfa pienamente le prescrizioni ministeriali e abbiamo raggiunto completezza prossima pari a zero di magnitudo. E posso dire tranquillamente che il primo anno di monitoraggio non ha rilevato alcuna correlazione tra la sismicità locale e l'attività dell'impianto. Fate attenzione che quando dico che non è stata rilevata, questo è un dato, non è una congettura. Cioè, non aver visto qualcosa significa che questo qualcosa non è avvenuto. Non che non sappiamo se c'è stato o non c'è stato. Seconda considerazione conclusiva riguarda il rapporto che c'è tra Edison, OGS e enti di controllo. Edison Stoccaggio ovviamente è il titolare della concessione dell'attività e ha incaricato OGS, che è ente nazionale di ricerca, istituto nazionale, ed è titolato, come l'INGV per esempio, a svolgere certe attività, l'ha incaricato di svolgere questa attività, e l'OGS svolge questa attività garantendo un servizio al committente ma al contempo alla collettività. Io ci tengo tantissimo a questo, e con Edison ho avuto molto da discutere affinché vi fosse la massima trasparenza nei risultati, nelle rilevazioni, e stiamo discutendo con loro, c'è un rapporto molto buono per far crescere il servizio che stiamo svolgendo e per riuscire a dare non solo dati ma anche informazioni e conclusioni migliori su quello che stiamo facendo. E questo porsi come soggetto terzo indipendente è importantissimo. Quello che ha detto Lucerelli questa mattina un ente terzo che faccia da controllo rispetto a noi che svolgiamo il monitoraggio sarebbe altrettanto importante, e al momento manca, perché l'ARPAB non ha competenze tali da valutare se noi stiamo facendo delle cose corrette o meno. Dico purtroppo per loro, non è che in colpa di niente. Infine, sulle considerazioni sulle prescrizioni. L'approccio prescrizionale dà delle indicazioni, ma non specifica alcuno standard progettuale. Avete visto Mucciarelli questa mattina ha indicato l'ultima delle prescrizioni, che è stata quella del magnitudo 3 entro un epicentro, una distanza epicentrale di 10 km. Ha già fatto i commenti, per cui non aggiungo nulla. Ma è ovvio che siamo noi a dover interpretare queste prescrizioni lacunose, e si possono creare numerose ambiguità e aspettative. Certamente un approccio del prestazionale sarebbe migliore, però è anche rischioso, perché poi si può avere il rischio di richiedere delle prestazioni che non sono raggiungibili, ad esempio per la presenza di troppo rumore antropico. Se penso alla pianura padana, una prescrizione che voglia arrivare a magnitudo zero potrebbe essere insoddisfabile. E quindi c'è uno scarso coordinamento tra gli organi preposti al controllo, e si aprono anche alcune domande. Che interazione deve avere, che effetto deve avere il monitoraggio sismico sulla conduzione dell'impianto? Perché se vogliamo tranquillizzare la popolazione e noi stessi, vuol dire che viviamo sul nostro territorio, penso che una rete di monitoraggio debba poter interagire sull'impianto,
ma non è una cosa banale e va costruita. E sottintende tra l'altro dei tempi di risposta, quindi analisi in tempo quasi reale di qualche giorno. Ecco, concluso ringraziando sia riconoscendo Edison Stoccaggio, che fa l'attività di stoccaggio e ovviamente ha un ottimo rapporto con noi, ma soprattutto le persone che hanno realizzato la rete. Grazie per la qualità dell'intervento, anche per il rispetto assoluto, diciamo, dei tempi, quindi grazie, diciamo. Direi che c'è spazio per qualche domanda. Vedo già la mano di Rosario Gandico, sempre telegrafico. No, volevo chiedere una curiosità a Enrico, ma anche a Valoroso: la faccia che hanno questi eventi come time history sono simili a quelli dei terremoti oppure hanno frequenze diverse? Sono riconoscibili, voglio dire, le pile S, i contenuti diversi in frequenza? Vedevo che da terra erano quasi monofrequenziali, perché vedo se invece tipo quelli visti in bandari, quindi indotti da un altro fenomeno, fossero simili, insomma, che faccia hanno queste time history? Comincio io e dopo mi lascio a te. E nel nostro caso la faccia è quella di terremotini, c'è totalmente, sono terremoti. Ovviamente più l'evento è debole più si sale in frequenza. Faccio l'esempio per analizzare gli eventi più piccoli: lavoro su una banda di frequenze che va da 25 a 45 Hz, per intendersi, quindi molto alta, 20-40 Hz. Ma sono terremotini. L'unica confusione si può avere con delle esplosioni, che peraltro sono eventi sismici tanto quanto, ma se no si distingue tutto il resto. E per completare dico che la rete rileva i temporali, quindi molto del lavoro di scrematura è rimuovere segnali dei temporali, che sono eventi che avvengono in aria e che interessano la rete e che hanno una faccia completamente differente, si riconosce subito. Forse se vuole. No, io rispondo alla domanda che voleva dare. Posso? Sì, sì, prego. No, anche la faccia dei nostri eventi era di micro terremoti, cioè non sono molto diversi da eventi che non siano terremoti. La possibilità, credo, che hanno loro rispetto alla nostra rete è avere un maggiore cambiamento della frequenza. Quindi loro campionano a 200 Hz, mentre noi campionavamo a 125, perché ovviamente lo scopo della nostra rete era completamente differente, quindi noi non volevamo tipo fare, non lo so, indagini sulla... Non immaginavamo, credo, neanche all'inizio di scendere così tanto in magnitudo e di andare poi a fare, che ne so, dei parametri di sorgente di terremoti in magnitudo zero. Quindi almeno quando noi abbiamo iniziato non c'era proprio questa... quindi però la faccia è esattamente uguale, cioè la P e la S hanno lo stesso. Sì, sì, sì. Grazie. C'era un'ultima domanda, quindi. Io sono un consigliere comunale di Giugiaro e capirete in sé la mia attenzione a problematiche di questo genere. Intanto volevo ringraziare tutti i relatori, perché veramente esco da qui arricchito molto delle mie poche conoscenze riguardo, diciamo, la tematica sismologica. Qualche cosa però chiaramente la volevo sottolineare. Intanto al professore Scrocca, che ha parlato prima, la questione del fracking, cioè vorremmo sapere effettivamente, perché diceva prima in Italia non c'è, non si fa, e questo vorremmo essere sicuri di questa cosa, perché questo tipo di procedura, a quanto ci consta, è abbastanza, diciamo, serio e può essere pericoloso. Quindi vorremmo capire chi deve verificare questa cosa, se si fa, se non sa come si fa, dove si fa. La questione poi pure del gas, il giacimento dei gas, io vorrei ricordarlo al professore se non lo sa, nel centro di Viggiano si estrarrà da qui a breve 4.600.000 metri cubi di gas al giorno, quindi non è una quota così insignificante come mi era sembrato di capire all'inizio.
Un'altra breve cosa la voglio dire al signore della Edison che ha parlato prima riguardo, diciamo, al fatto che diceva che in Italia non c'è più nessuna, non c'è più niente da estrarre, facendo intendere che c'è una possibilità solo di immettere sostanze gassose o liquide in profondità. Allora qua ci dovremmo intendere, vorremmo capire, perché siccome continuano ad arrivare alla regione Basilicata decine e decine di richieste di permessi di ricerca e di prospezione di quant'altro, vorremmo capire se non c'è più niente o se c'è ancora tanto da estrarre. La cosa ovviamente ci preoccupa per un motivo molto semplice, perché questo significa riversare sul centro una quantità enorme ancora di altro petrolio da lavorazione, da prima lavorazione e poi da mandare a Taranto, con le problematiche che ci sono tutte attorno. La questione della sismicità è chiaro che noi siamo molto preoccupati, perché abbiamo seguito un po' il dibattito che c'è stato anche nei mesi scorsi, e mi è sembrato di vedere su internet che noi ci troviamo su una faglia sismica di primo grado. Mi sembra che la nostra area dell'Alto Valdagri è classificata come classe 1, quindi ascoltavo prima il relatore che ha finito di parlare proprio ora, loro sono molto attenti, trattandosi di un'area che è di classe 2, se non ho capito male. E infine vorrei chiedere al dottor Improta di mandare la sua relazione al sindaco di Montemurro e al sindaco di Grumento Nova, perché vorrei dire da qui a 5 giorni c'è una conferenza di servizio per l'autorizzazione all'immissione in unità geologiche profonde di sostanze di lavorazione del centro oro. E questo è uno dei punti che da qui a breve dovrebbero essere autorizzate, dove in effetti già i due sindaci, per la verità il sindaco di Grumento e il consiglio comunale, ha dato diniego a questa immissione a pressione di fluidi in unità geologiche profonde, e la questione di Costa Molina 2 è ancora, se vogliamo, molto preoccupante. Grazie per la domanda. Direi a Enrico e a Davide una risposta, diciamo, elegante. Sulla prima questione lei ha perfettamente ragione. Noi in Italia dobbiamo pretendere da chi ci governa, dalle autorità competenti, che chi deve fare il suo lavoro lo faccia. Lei ha ragione, io lo so e glielo dico perché non c'è stato il tipo di argilla che viene utilizzata per fare lo shale gas in America, in altri posti, in Italia praticamente non c'è. Questo è il motivo per cui non si fa, fondamentalmente. Però lei ha ragione, ci vorrebbe qualcuno. Ora non sono sicuro, non ho controllato se sul sito del Ministero Lummi, che è il Ministero dello Sviluppo Economico, c'è questo tipo di informazione, sinceramente recentemente non l'ho controllata. Però loro teoricamente lo sanno perfettamente, sono loro che devono dichiarare questa cosa. Io lo so, lo sanno molti di noi che lavorano su queste tematiche, e quindi questo è fatto. Vorrei solo fare un commento velocissimo, sempre delicatissimo. Io mi sono spesso chiesto come reagirei se fossi un cittadino informato per il lavoro che faccio e se stessi qui come state voi. Fate bene a pretendere chiarezza e a chiedere informazioni, ed è importante che chi può faccia degli studi seri su questo argomento. Però vi dico una cosa, se io fossi un cittadino qua, una cosa di cui parlavo oggi con i colleghi, io chiederei ai miei amministratori, lei è un consigliere comunale, che per esempio, siccome avete comunque l'impatto negativo della risorsa, ma avete anche comunque delle compensazioni economiche, le royalties. Io non so qual è la percentuale di edifici antisismici in questa zona. Io chiederei ai miei amministratori, se fossi un cittadino, di finanziare dei seri progetti per incentivare la gente a costruire o a ristrutturare in modo antisismico le case, perché qua un terremoto, come avete perfettamente inteso, rischiate che ci sia a prescindere dall'attività, almeno che questi soldi vengano utilizzati nel modo migliore possibile. Questo lo faccio da un commento da cittadino geologo, diciamo. Enrico, che è telegrafico, diciamo, rispetta i tempi, quindi io ho solo un commento da pensare. Queste reti di monitoraggio, l'attività di monitoraggio specifica per queste situazioni, dico specifica, anche la rete temporale, diciamo, è risultata specifica alla fine, mostrano delle cose che se no non sarebbero visibili. Partiamo da questo assunto. Voi non vedreste niente di tutto questo e non percepireste niente. Infatti io prima ho messo una linea di percezione intorno a magnitudo 2, che dovremo appena discutere cosa significa per la sismicità indotta che è a eventi più superficiali.
non ne sappiamo in realtà, ma sicuramente non c'è niente fin tanto che non mettiamo una rete. Allora vediamo qualcosa. Questo qualcosa è stato mostrato essere vicino alla base del pozzo, va bene, e non correlato all'attività nel nostro caso. Questo è un dato, non voglio dire, quando abbiamo controllo su queste cose possiamo costruire un sistema che sia robusto, che regga, che risponda ai cittadini. Ed è importantissimo adesso incominciare a definire delle procedure di controllo, secondo me, posto che gli strumenti ci sono, ma negare le possibilità di attività, secondo me, allora voglio dire, chiudiamo tante cose. Ecco, io penso che l'uomo debba mettere le proprie conoscenze a disposizione per fare bene le cose che può fare. Una precisazione, allora, quando è stata fatta la valutazione, quando è stata fatta la valutazione di impatto ambientale per Costa Molina 1, cioè il primo costo di reiezione, all'epoca la regione chiese a me di riguardarmi tutta quanta la documentazione che era stata prodotta, e mi ricordo nell'assemblea pubblica fu detto tranquillamente da parte di AGI che ci sarebbe stata sismicità indotta, e furono anche proposte delle misure compensative al ristoro di quanto. Tant'è che di fatto la discussione fu, mentre un pozzo secco non dava al comune di Montemurro alcunché, alla fine l'accordo che fu raggiunto è: bene, accettiamo questo disturbo dichiarato nella valutazione di impatto ambientale, a fronte del fatto che per ogni unità che veniva reiniettata veniva corrisposto un ristoro come se fosse petrolio estratto, perché così Montemurro non si trovava a essere l'unico comune con l'unico pozzo secco nella valle. Quindi io vorrei fare una precisazione, perché lavorando in un'università pubblica e statale di questa regione e con colleghi che lavorano in enti di questa regione, io mi sono trovato paradossalmente a volte di essere chiamato da altre regioni che si fanno a una precisa normativa dello Stato, per la quale se a me dipendente pubblico viene richiesto un parere dall'amministrazione pubblica sono venuto al ristoro delle spese. Quindi quando sempre i professori universitari sono guardati via per lo stoccaggio di Rivara, il comune di Modena...